Sì, intanto diciamo, le risposte che noi oggi vogliamo condividere con la città vengono da un accesso civico generalizzato che abbiamo fatto e a cui il Comune ha risposto. Diciamo, dopo quasi 800 giorni di lavoro, da quando è iniziato questo appalto di Viale Marconi, il lavoro non è ancora terminato e la prima risposta che veramente ci sentiamo di comunicare è che il Comune di Pescara non ha fatto nessuna contestazione alla ditta. La ditta che avrebbe dovuto terminare i suoi lavori in 189 giorni, il che la dice lunga, secondo me, del fatto che il Comune sta coprendo un po' di inefficienze progettuali di un progetto che è stato cambiato rispetto a quello del centro-sinistra. Il secondo aspetto che chiedevamo è di avere conoscenza della data certa in cui erano stati affidati i lavori alle due società che sono state, diciamo, beneficiarie di affidamenti diretti, l'avevamo detto a fine agosto. Questa cosa. Ebbene, il Comune ci comunica due verbali che non hanno protocollo e quindi non hanno data certa e soprattutto non rispettano il decreto legislativo 40 del 2019 che dice invece che ci deve essere una trasmissione tra il direttore dei lavori e il RUP. Il terzo aspetto che chiedevamo è se questi lavori erano stati eseguiti precedentemente a queste determine. Il Comune ci dice, ci nega in maniera proprio puntuale che questi lavori sono stati eseguiti prima. Tuttavia, tra i verbali che ci sono stati consegnati e oggi, questi lavori di 40.000 euro per quanto riguarda la rapinostrada e di 25.000 euro per quanto riguarda il verde e il mellograno non sono stati eseguiti. E invece, diciamo, ci aiutano molto i canali social, soprattutto quello di Salviamo Via Marconi, dove ci sono le date in cui questi lavori, le rotatorie e in particolare il verde, sono stati, questo è del 17 di giugno, sono stati eseguiti prima. Quindi non c'è stato nessun lavoro sul verde in queste rotatorie successivamente, invece c'è documentazione che prova diciamo, che precedentemente sono stati eseguiti. L'ultimo quesito era quello di chiedere come mai lavorassero spesso e volentieri la Rapino Strade e il Melograno, cioè queste due società che sono state oggetto di affidamento e di questi lavori qui. Ci sono stati addirittura alla Melograno sono stati fatti 17 affidamenti diretti negli ultimi due anni, altrettanti li abbiamo anche documentati alla Rapino Strade. Il Comune ci risponde che segue i principi di efficienza ed efficacia che si scontrano con la realtà, perché efficiente non è un lavoro che dura 800 giorni, e soprattutto ci dice che segue il principio della rotazione. Intanto rendiamo pubblica questa cosa e poi sottolineiamo che siccome non ci hanno convinto assolutamente le risposte date dal Comune, segnaleremo all'ANAC, che è l'autorità che si occupa appunto anche dei principi di rotazione negli affidamenti diretti, segnaleremo e produrremo tutte le determine di affidamento diretto che ci sono state in questi anni.